Bene, ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati in un nuovo video. Allora, stavolta sono riuscita a fare il ritardo, anche stavolta, video dei prodotti finiti di giugno, anche se oggi è il 4 luglio e in America festeggiano, io invece lavoro. Vabbè. Farò un video veloce, dunque, partiamo dallo shampoo secco di Garnier Fructis, quello senza acqua, quindi, quello classico verde, che è l'unico che ho provato per ora. L'ho finito adesso proprio perché non ce n'era più. Ma non lo sto usando d'estate perché tanto me li lavo spesso i capelli. Li ho usato però tantissimo in inverno, ma ha salvato spesso la frangia da doverla lavare ogni 3x2. Quindi è un prodotto che sicuramente, magari proverò altre marche, però è un prodotto valido che è servito, è stato utile d'inverno, che mi fa l'unto e non posso lavarmeli sempre. Anche perché da quando li decoloro, cioè se no va via subito il fucsia. Quindi. Cioè, poi andiamo avanti con questo, era anche rimasto lì da un po', l'ho finito giusto perché dovevo, ma adesso sto usando gli shampoo per i capelli colorati, della Garnier Fructis, l'Oleo Repair 3, per capelli secchi, danneggiati o spenti, che è questo qui. Il colore è bellissimo, onestamente non è un granché come prodotto. C'è scritto per capelli secchi, ma in realtà non è che li faccia poi così tanto più morbidi. Sembra uno shampoo comunissimo che va bene per capelli normali, non per capelli secchi o colorati come i miei. Quindi quello non lo riprendo. C'era solo quello, ho preso quello. Poi, sempre in tema shampoo, taglia. Sempre in tema shampoo, dicevo. Questo ha sia il balsamo che lo shampoo, mi aveva attirato perché c'era scritto, è marchio Coppe, c'era scritto estratti di melograno e uva rossa, l'ho preso 2 mesi fa, 2 o 3 mesi fa, quando ancora avevo i capelli rossi, si vede che sono stata tratta in inganno da melograno e uva rossa, c'era scritto per capelli colorati intensità di colore, vedete, cioè, sia lo shampoo che il balsamo, l'avevo preso apposta per vedere se manteneva il rosso perché appunto quelli là della... quella linea che vi dico che non riesco a trovare più, quelli che aveva il mirtillo rosso della Garnier, non, appunto non li trovavo, ho detto vabbè proviamo questo, siccome non costano tanto, li ho provati insieme, ho detto prendo sia balsamo che shampoo, vediamo se tiene. No, francamente il rosso non l'ha tenuto un granché, quindi veramente molto scarsi, sono uno shampoo e un balsamo comunissimi, non li secca, a differenza di quello lì giallo, però il colore non aiuta a tenerlo. Sempre in tema corpo abbiamo. Questo qui è stata un'altra cosa che ho preso insieme a quei due lì della Coppe, appunto alla Coppe, infatti è marchio Coppe. Bagno crema nutriente, latte di cotone, burro di karité. L'odore è buono, sa abbastanza di karité, quindi mi ha attratto poi quello. Oh, pardon. Mi ha attratto quello. Vedete? Però veramente molto scarso, cioè deludente, non sa quasi da niente, è un banalissimo bagnoschiuma, ne ho provati di molto meglio. Poi questa che l'ho usata più che altro per il viso, l'avevo presa anche l'anno scorso, la crema solare a 50, protezione 50 della Bilboa Travel, infatti è quella piccola da 75 ml, che io ho usato praticamente solo per la faccia e non so, piccole parti. Buona, però lascia un po' di untino, come tutte quelle ad alta protezione, come quasi tutte. Comunque è buona, l'ho usata più di una volta. Adesso ne sto usando una che è ancora meglio, poi ve la farò vedere nel prossimo video. Poi, deodoranti, che come al solito ne ho una vagonata perché d'estate me ne do in abbondanza, perché tanto è meglio puzzare di profumo che profumare di puzza. Questa l'ho coniata io. Ne ho i miei soliti due della Dove. Indimenticabili, quelli col tappo grigio, quindi l'Invisible Dry. Sta andando via la luce molto bene. Questi non mi dilungo perché li avete visti in 100 video ormai. E questo che ho provato perché volevo provare, il Doccia Fresh dell'Infasil con molecola più su di più sai di fresco. Allora, buono è questo qui, buono l'odore che ha sul momento, però non tiene quasi niente. Cioè dura tipo 20 minuti, to un'ora. Poi te lo devi ridare. Quello non profuma, quello della Dove, come ho già detto, però tiene molto di più. Quindi questo qui, per quello che costa, non mi ricordo quanto, ma non poco, bocciato. E concludiamo con gli ultimi tre prodottini. Ah, questo ci ho messo. Questo l'ho usato da ottobre, mi è durato una cifra. Era quello che avevo preso nell'unboxing. Non so se vi ricordate che avevo vinto un giveaway.
magari ve lo metto qui, è il lipstick, no scusate, il burro cacao Baby Lips della Maybelline New York. Il mio era il Cherry Me, questo qui, quindi quello alla ciliegia. Come vedete è completamente finito, l'odore è ancora buonissimo, mi dispiace averlo finito, è stato molto buono, decisamente meglio della Labello, quelli della Baby Lips. Questo è il primo in assoluto e l'unico che ho provato della Baby Lips, veramente buono, quindi strapromosso. Poi abbiamo questo mascara che non mi ricordo neanche dove l'ho preso, ero senza e l'ho preso, sono quelli che costano 3-4 euro, della Jael, se leggo bene, questo mascara nero. Non era male per essere una marca trovata per così per caso, non mi ricordo neanche dove l'ho preso, comunque uno di quelli che ho finito. E questo che mi dispiace un casino averlo finito, della Laila Cosmetics, questo è vecchissimo, è uno smalto che era di mia madre ed è il rosso più bello che io abbia mai provato come smalto. Chissà se c'è scritto il numero, non si legge più perché questo avrà avuto 10 anni e si è conservato per 10 anni senza diventare secco, se non adesso che, cioè, però l'ho seccato fino alla fine, ce l'ho proprio finito. Questo, cioè, ve lo faccio vedere prima, questo è l'unico smalto rosso tra tutti quelli che ho provato che vedo bene persino su di me. Io amo lo smalto colorato, ma e ho le unghie, cioè comunque lunghe come vedete, ben curate, ma non mi piace darmi il rosso. Non so perché, è l'unico che non mi vedo. Questo però era l'unico che mi piaceva, era veramente rosso, rosso Valentino si dice, non lo so, stupendo e splendido. Mi è durato tantissimo ed era buonissimo, infatti, quelli di una volta erano molto meglio. Quindi l'ho finito. Ah, il 116 c'è scritto sopra. Vabbè, è finito, mi dispiace tanto, però ha fatto il suo tempo. E niente, questo era tutto. Scusate il ritardo, spero vi sia piaciuto. Quindi mettete mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e mettete mi piace anche alla pagina Facebook se volete, che è giù in info box. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!